ci vorranno 80 anni a rimpatriare tutti i migranti, ha ragione o no? Se ne è accorto? Chiedo qui da Milano che si continui con i corridoi umanitari con la Libia, perché l'Italia orgogliosamente è il primo paese che ha aperto un corridoio umanitario con la Libia. Secondo, la Libia, insieme con l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione, anzi, l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione ha fatto in pochi mesi dalla Libia 25.000 rimpatri volontari assistiti. Nei tre mesi del governo Salvini, se non ricordo male, si sono fatti 1.200 rimpatri. In Libia in pochi mesi hanno fatto 25.000 rimpatri volontari assistiti. Volontari vuol dire che si sono fatti con la piena volontà di coloro che sono stati rimpatriati. Assistiti vuol dire che con i soldi dell'Italia e della comunità europea a ciascuno dei rimpatriati è stato fornito un budget per rifarsi la vita nei paesi di provenienza. Posso chiedere pacatamente, invece di occuparsi degli 80 anni futuri, si occupi oggi di difendere quel modello che abbiamo costruito in Libia. Il modello significava una cosa semplicissima: chi aveva diritto alla protezione internazionale arrivava in Italia e in Europa con i corridoi umanitari. Chi non aveva il diritto ritornava nei paesi di provenienza con un budget economico. Comprendete quello che si è fatto? Non consentite, ve lo dico qui con grande affetto, che per mera propaganda si butti tutto per aria, perché se la Libia collassa saranno difficoltà drammatiche per l'Italia e per l'Europa. Fatevelo dire da uno che la Libia ha imparato a conoscerla.